mi chiamo Luigi Casara, sono nato a Lugansk il 10 novembre del 1996. I miei genitori adottivi sono italiani, purtroppo i miei genitori ucraini, non so dove siano, adesso forse saranno scappati verso la Polonia o staranno venendo qua verso l'Italia. E un giorno, quando finirà la guerra, vorrei trovarli per chiedergli cosa hanno provato durante la guerra, cosa li ha spinti a non tenermi e quindi a dire facciamoli adottare. E quindi vorrei provare a riallacciare dopo 22 anni i rapporti con loro, se sarà possibile. Quando hai saputo della loro esistenza? Beh, l'ho saputo 6 anni fa, perché ho iniziato a chiedere ai miei dove fossero finiti. E loro mi hanno raccontato un po' la storia, che sono stato adottato e subito dopo la nascita sono stato mandato in ospedale, e dall'ospedale mi hanno mandato in una casa del bambino di Lugansk. E visto che i miei genitori hanno fatto la scelta di non avere figli, hanno deciso, beh, adottiamo, e la loro domanda è stata accettata. Come destinazione hanno avuto l'Ucraina, lì hanno trovato 2 persone molto fantastiche, Irina e Larissa, mamma e figlia, che abitavano a Lugansk, che li ha aiutati con tutte le carte riguardanti la mia adozione. E adesso siamo rimasti in contatto. Purtroppo la mamma di Irina, Larissa, è venuta a mancare 3 anni fa e mi sarebbe piaciuto conoscerla. E appena posso andrò a conoscere anche Irina, suo marito e i suoi figli. Cosa hai provato quando hai sentito la scorsa mattina? Beh, quando io l'ho saputo tramite un mio amico che abita a Kiev. Lui è lì con la moglie, perché lui è italiano, ha sposato una ragazza ucraina che è la mia età, e gli ho fatto: ma so che è scoppiata la guerra, e com'è la situazione lì a Kiev? E mi fa: stanno sparando a vista, e quindi adesso lui è nei rifugi antibomba, deve star lì, casa sua forse verrà trivellata di colpi. E sì, mi piange il cuore sapere che dove sono nato io, quindi Lugansk, è stata rasa al suolo quasi, e anche Donetsk, causa conflitti politici purtroppo.